parleremo appunto di verdura e frutta stasera, cercando di farvi vedere alcuni dettagli non classici di questo gruppo alimentare. Quindi non vi racconterò di che cosa sono fatti questi alimenti o come si cucinano, io tutt'altro che questo, ma cercherò di farvi vedere alcune caratteristiche che questo nostro collega ha ironicamente visualizzato in questa tavola. Non so se conoscete la tavola degli elementi, che è la tavola chimica in cui sono raccolti tutti gli elementi del nostro organismo e della terra, con cui è composto tutto il mondo animale e minerale. Il nostro collega, proprio per mimare un po' queste caratteristiche, ha trasformato la tavola degli elementi in tavola di alimenti. E questi colori che vedete diversi, vedete il giallo, il viola, anche se non riuscite a leggere non importa, ha diviso questi alimenti per i grandi, quello che noi chiamiamo i macronutrienti. Io stasera cercherò di farvi vedere essenzialmente queste quattro classi di porzioni, di caratteristiche di questi, in particolare frutta e verdura. In realtà tutto questo vale e vi faremo vedere anche per tutti gli altri gruppi alimentari. Io stasera parlo essenzialmente di frutta e verdura. Tanto per cominciare, cerchiamo di analizzare di che cosa sono fatti i vegetali. Lo sapete che cosa sono la frutta e la verdura? Sono zuccheri, grassi o proteine? Zuccheri, bravissimo, perfetto. All'interno degli zuccheri ci sono tante classi di zuccheri. Io non vi parlerò del gruppo principale, che sono gli zuccheri a lento e a rapido assorbimento, se l'avete già sentito, ma vi parlerò in particolare delle fibre. Di questi zuccheri vi abbiamo già raccontato di tutto e ancora un po', ve ne racconteremo la prossima volta e vi farò vedere che cosa è rimasto di questi zuccheri effettivamente nella frutta e nella verdura. Ma questa sera mi focalizzo su questo tipo invece di zuccheri, che sono le fibre alimentari. I media, la televisione, le case farmaceutiche, tutti parlano di queste fibre perché stiamo scoprendo sempre di più a che cosa servono. Hanno effettivamente delle funzioni molto importanti e quindi purtroppo attualmente anche le case alimentari e le case farmaceutiche stanno cominciando a utilizzare questo gruppo nutritivo in alcuni modi che dovremmo cercare di capire e di analizzare. Le fibre non sono tutti uguali, esistono due grossi gruppi di fibre solubili ed insolubili. Le solubili, tenete conto che questa divisione che noi continuiamo a mantenere è molto semplicistica. Le solubili si solubilizzano in acqua e vengono digerite dal nostro organismo, le insolubili sono insolubili nell'acqua, non si sciolgono, e sono quelle che noi non siamo capaci di metabolizzare. Sono quelle che normalmente vengono digerite dai bovini, quindi dagli erbivori e quindi dai ruminanti. Ma noi li assorbiamo lo stesso, nel senso che nella frutta e nella verdura ci sono parte di queste fibre. Quello che volevo farvi vedere è che le solubili, che sono quelle più piccole, che vengono dalla frutta e dalla verdura, sono quelle che vengono metabolizzate dalla flora intestinale, quindi dai batteri che ci sono nel nostro intestino. E tenete conto che ormai sappiamo benissimo che non sono solo più batteri, ma ci sono i batteri, i virus, i vermi, i protozoi, ci abbiamo un po' di tutto. Vengono metabolizzati e vengono trasformati in questi acidi grassi, che sono quelli che vanno a determinare, vedete che queste sono le funzioni delle fibre solubili, vanno a determinare importanti caratteristiche del metabolismo del nostro organismo. Non solo a livello intestinale, quindi non solo legato direttamente alla digestione, alla funzionalità dell'intestino,
ma a livello epatico e a livello del metabolismo, ed in particolare sono quelli che regolano in negativo la quantità di colesterolo che poi noi abbiamo circolante nel sangue, o la quantità di zucchero, la glicemia. Sapete che cos'è la glicemia? La quantità di zucchero che noi abbiamo circolante nel sangue. Quindi vi farò vedere successivamente perché noi vogliamo assolutamente mantenere una giusta dose e dobbiamo assolutamente assumere una discreta quantità di questo tipo di fibre proprio per questo meccanismo che vi ho appena detto. Non solo perché vengono digerite e ricaviamo dell'energia, ricaviamo delle sostanze, ma perché hanno una capacità di controllare delle funzioni metaboliche. Dall'altra parte, forse quelle ancora più importanti sono quelle insolubili, cioè la cellulosa, i lignani, delle molecole molto, molto più complesse che non sono completamente metabolizzate e di cui noi non assorbiamo niente, ma che vanno ad agire invece sulla flora batterica, sullo sviluppo e sugli equilibri dei batteri che stanno nel nostro intestino, per dare delle funzioni nuovamente molto importanti, che sono la sazietà, sono il metabolismo ormonale, l'aumento della secrezione dell'insulina, quindi la capacità di utilizzo, tutte queste cose qua sono la capacità di utilizzo dei grassi e alla fine dell'energia, e vanno a regolare quindi addirittura il peso corporeo. Noi lo chiamiamo una regolazione metabolica e endocrinologica, non vi faccio vedere tutti i passi, ma alla fine quello che noi otteniamo attraverso l'assunzione di una buona dose e di una buona qualità di queste fibre, otteniamo la regolazione del nostro peso corporeo. Per terminare, invece, nelle indicazioni moderne, una cosa di cui si sta scoprendo negli ultimi, diciamo, 10 anni, è ulteriormente questa funzione della flora intestinale che viene appunto fatta sopravvivere, e la flora intestinale ha diverse famiglie. Queste famiglie devono essere mantenute in equilibrio fra di loro, altrimenti quelle funzioni che vi ho fatto vedere non vengono mantenute. Queste vengono regolate proprio dalle fibre della frutta e della verdura, che noi adesso in nutrizione chiamiamo prebiotici. Quindi tutte queste fibre, solubili ed insolubili, sono ugualmente molto importanti. Vi faccio vedere un po' di colore. Non voglio che studiate tutti questi numeri e tutti questi nomi che ci sono qua sotto, ve li ho lasciati lì solo per farvi vedere che sono tutte diverse. Ogni colore rappresenta una famiglia diversa di batteri. Allora, vedete che noi abbiamo appunto un'enorme quantità di batteri. Le prime quattro colonne non dovete leggere, non dovete impararlo, non importa, guardate solo i colori. Le prime quattro colonne sono la distribuzione di queste famiglie batteriche, virali, protozoi, di organismi che noi abbiamo nell'intestino in una dieta ricca di fibre. Tenete conto che per gli umani, visto che appunto non siamo degli erbivori, 4% di fibre vuol dire che è ricca di fibre. Vedete qual è la distribuzione? Ci sono tantissimi e diversi equilibri fra le diverse famiglie. Se noi invece mangiamo una dieta regolarmente, sto parlando di una dieta quotidiana 3 volte al giorno, in cui noi non assumiamo una quantità adeguata di fibre vegetali, ed essenzialmente sono nei vegetali, in parte anche nella frutta, nella buccia e nei semi, ma essenzialmente nella verdura. Quindi abbiamo una concentrazione di fibre di circa 0,3 o comunque molto ridotta, vedete che il bilancio diventa molto monotono, diventa tutto uguale. Questa, no, questa rappresentazione tutta rossa, che è un batterio particolare, sono queste due famiglie di batteri particolari,
non sono in grado di metabolizzare adeguatamente tutto il cibo, non solo le fibre, ma tutto il cibo che poi mangiamo, di riuscire ad assorbire tutto quello che mangiamo, produrre energia e quindi avere un buon equilibrio sulla nostra alimentazione. Questo era un esperimento che vedete che più o meno corrisponde ai colori di prima. Questa è una dieta fatta dai bambini del Burkina Faso, quindi molto ricca di fibre ed in particolare in questo caso anche sbilanciata verso le fibre con poche proteine animali, perché in Africa comunque loro mangiano meno proteine animali, quindi non solo è mangiare un'adeguata quantità di fibre, ma anche bilanciarla con la quantità di proteine animali che noi sicuramente sappiamo che mangiamo un po' in eccesso. Rispetto invece, questi a destra sono i bambini di Firenze. Allora, vedete che comunque i bambini europei di una città mangiano una dieta sbilanciata, povera di fibre, in cui la costituzione, la rappresentazione delle famiglie batteriche è alterata. Perché fino adesso vi ho raccontato tutto questo? Perché vi ho fatto vedere tutti questi batteri e queste famiglie di batteri? Perché? Vi spiego solo un attimo questa foto per chi non è abituato. Questo è il lume intestinale, questo è dove arriva il cibo che noi mangiamo. Questi sono questi famosi batteri buoni che noi dobbiamo avere nell'intestino e che noi dobbiamo appunto sfamare adeguatamente. Queste cellule qua rappresentate sono i villi intestinali, sono la mucosa intestinale attraverso cui noi assorbiamo veramente quello che i batteri ci permettono di assorbire perché è stato metabolizzato adeguatamente per l'assorbimento umano, nel senso che gli animali e appunto i bovini assorbirebbero delle cose diverse. Allora, vedete che io ho detto qua arrivano le fibre vengono metabolizzate dai batteri, i quali permettono le piccole molecole di essere assorbite. Ma queste cellule qua blu che hanno questi piedini che escono fuori sono le cellule del sistema immunitario. Allora, vedete che direttamente la qualità di alimenti e quindi di queste piccole molecole che arrivano sulla superficie mucosa vanno direttamente ad interagire con le cellule immunitarie. I batteri interagiscono con le cellule del sistema immunitario e sono quelle che alla fine rappresentano un sistema di controllo del benessere del sistema immunitario. Allora, mangiando delle fibre adeguate, noi manteniamo degli equilibri adeguati di batteri, i quali determinano un sistema di controllo adeguato del sistema immunitario. Successivamente queste cellule passano al di sotto della mucosa, vanno nei capillari, quindi nel circolo sanguigno, vanno negli organi, quindi ad esempio le ossa, i polmoni. Se gli equilibri sono alterati, sono quelli che permettono la formazione di risposte inadeguate del sistema immunitario, perché il sistema immunitario non è più sotto controllo. Quindi hanno una reazione eccessiva e si formano, dal punto di vista clinico, le allergie, le infezioni. Si crea un ambiente che permette l'infezione batterica, l'infezione virale, le allergie o le malattie autoimmuni. Per finire, non solo tutto quello che vi ho raccontato, come ho già detto prima all'inizio, non solo tutto questo vale a livello intestinale, questo è capottato, è girato al contrario. Questo è di nuovo il lume, questi sono i batteri, queste sono le cellule della mucosa. Questo non vale solo a livello locale della mucosa intestinale, vedete che ci sono le cellule del sistema immunitario, ma qua ci sono anche delle altre molecole prodotte dai batteri che entrano direttamente. Ci sono delle molecole prodotte dalle cellule del sistema immunitario, ci sono le cellule del sistema nervoso dell'intestino. Tutto questo, per diversi step, questo è un disegno molto semplicistico, vanno direttamente a modulare il nostro cervello.
Quindi lo so che fa un po' ridere, ma dalle fibre attraverso l'intestino, attraverso il sistema immunitario, attraverso queste particolari cellule del sistema nervoso intestinali, noi andiamo a modulare il nostro cervello. Quindi alla fine la nostra capacità creativa, di fantasia, di essere diversi da un gatto o piuttosto da una pianta, deriva anche dal mantenimento del benessere di questa mucosa e quindi di quello che viene assorbito e quindi delle cellule del sistema immunitario. Ugualmente, quando poi noi invece andiamo sul nostro umore, il fatto di essere più o meno felici, di essere depressi, di avere una tolleranza adeguata nei confronti dei problemi che esistono nella nostra società. Quindi la modulazione del nostro umore può essere anche giocata, anche, non sto dicendo che tutto dipende da quello, ma anche sicuramente dalla nostra alimentazione. E questo è un po' una foto riassuntiva di quali sono, che poi sono degli esempi perché va su tutto, ma quali sono gli organi e quindi le funzioni metaboliche dal rene, addirittura sicuramente nella gravidanza e la prossima conferenza sarà proprio sulla gravidanza, sul metabolismo cardiaco, polmonare, appunto cerebrale, tutti gli organi vengono coinvolti dal benessere della flora intestinale e poi del sistema immunitario. Ricordandoci inoltre che questo che appunto chiamiamo microbioma attualmente, nel senso che è questo gruppo non solo di batteri ma di virus e tutto il resto, cambia completamente da una fase della vita all'altra. Di nuovo qua, guardate solo i colori, vedete la differenza fra questi colori e questi colori. Allora, non basta mangiare bene da piccoli e dire va bene, adesso sono arrivato allo svezzamento, mi sono diventato un ragazzino di 10 anni e ho mangiato bene fino adesso, adesso posso mangiare tutte le schifezze che voglio perché la mucosa intestinale si è stabilizzata. Non c'è modo di stabilizzare la mucosa intestinale. Sono stati visti che per periodi di 6 mesi l'alimentazione cambia completamente la flora intestinale. Quindi per tutta la vita noi dobbiamo cercare di modulare adeguatamente la nostra flora intestinale e mantenere per ogni fase, ma questo lo decide lui in base a una buona alimentazione, il nostro intestino sa decidere quali sono questi equilibri diversi e adeguati per ogni fase della vita. Successivamente sicuramente tutte le altre funzioni di cui avevamo studiato in precedenza, prima di questa capacità di modulare il sistema immunitario, le funzioni antibiotiche, le vitamine, la produzione di detossificanti, tutto questo vale sicuramente. E sicuramente ogni localizzazione dell'intestino ha un suo significato. Adesso io non vi ho raccontato dove stanno tutti quei batteri colorati che vi ho fatto vedere prima, ma sicuramente la distribuzione, ci devono essere alcuni batteri nell'intestino, scusate, nell'esofago, alcuni nello stomaco, alcuni nell'intestino tenue, alcuni nell'intestino grasso, altrimenti tutto il sistema non è in equilibrio e quindi viene alterato. Fine della parte teorica, adesso passiamo agli alimenti. Dove troviamo allora queste fibre? Vi ho detto che le fibre non sono tutte uguali, ma la principale fonte di fibre insolubili sono i cereali integrali e nuovamente appunto nella conferenza invece successiva, quella dopo la gravidanza, faremo la parte integrale, quindi è per questo uno di questi motivi per cui noi continuiamo a battere il nostro a cercare di approfondire le nostre informazioni sulla cereale integrale, perché è la parte di fibre integrali che determinano tutte queste funzioni che vi ho appena detto, benefiche per il nostro organismo. I legumi, e nuovamente i legumi interi, non i legumi. Adesso in tanti prodotti commerciali, industriali, noi leggiamo purea di piselli,
sicuramente vengono usate perché i piselli sono più ricchi di proteine e quindi vengono usate come proteine vegetali invece delle proteine del latte, della soia e quant'altro. Ma di quella purea lì hanno tolto tutte le bucce e quindi di fibre non ce ne sono più. Invece noi dobbiamo usare tutto l'alimento intero e quindi anche il fatto dell'integrale, il concetto naturale è che ogni parte di ogni alimento ha una sua importanza. Quindi noi parliamo sempre della complessità dell'alimento, non un pezzettino dell'alimento. E questo è uno dei motivi per cui noi non siamo tanto d'accordo sugli integratori alimentari. Perché se noi prendiamo un'unica molecola, in realtà non ha assolutamente tutto l'effetto, tutti i vantaggi, tutte le caratteristiche di quello che ha invece un alimento completo, naturale. Quindi le insolubili, che sono quelle che principalmente vanno sulla mucosa intestinale, sono la parte integrale, la crusca, diciamo, i legumi con le sue bucce. Sicuramente tutti gli altri comunque non sono da buttare via, per cui tutte queste molecole, ed in particolare vi ricordo l'inulina. Ultimamente le case farmaceutiche mettono l'inulina dappertutto, in tutti i prodotti. Appunto gli integratori vitaminici, di elettroliti, di tutto quello che volete, mettono anche l'inulina perché è questa fibra e viene venduta come fibra alimentare. Purtroppo l'inulina da sola e peraltro ad alti dosaggi come vengono aggiunti, come vengono addizionati, il problema è proprio l'addizione. Noi siamo assolutamente d'accordo all'inulina, ma l'inulina che c'è nel carciofo, nella cicoria, di cui la pianta naturale ha deciso il dosaggio e che la nostra flora intestinale deciderà quanto metabolizzarne, quanto assumerne, quanto assorbirne. Mentre se viene addizionata a dei dosaggi di solito elevati, di solito comunque più alti di quelli che a noi sono necessari, purtroppo può avere degli effetti quasi controproducenti, non dico tossici, sicuramente non è tossica, è una molecola comunque naturale, ma controproducenti. Quindi tutte queste verdure, vedete, ce ne sono parecchie, quindi non è che dobbiamo mangiare per forza un'unica verdura. In particolare i carciofi, i funghi, ricordatevi che sono quelli che hanno delle fibre più specifiche, più ottimali per il benessere della nostra flora intestinale. Poi sicuramente tutte le altre, vedete che qua ci sono un sacco di frutte e di verdure, ed in particolare vi farò vedere dopo la differenza fra la quantità di fibre solubili e di insolubili. Quindi vedete che anche io vi ho detto, l'alimento, la verdura principale è il carciofo. Comunque c'è nell'8%, non è che stiamo parlando di percentuali altissime. Sicuramente rispetto allo zucchero che c'è comunque nel carciofo, come questo è il prezzemolo, è alto. Ma io in questo momento sto parlando di questo 8% importantissimo. Conservazione o comunque la trasformazione di questi alimenti è importante anche perché vedete, questo è il prezzemolo. Dico, va bene, io di prezzemolo me ne mangio molto poco, non importa. Se io uso il prezzemolo essiccato e quindi lo posso conservare, me lo posso tenere per tutto l'inverno, ma io poi lo aggiungo come essiccato, ovviamente avendo tolto un'enorme quantità di acqua, è ovvio che la percentuale per peso, per 100 grammi, è più alta in qualità di fibre. Per cui vedete che anche un alimento, nel senso che il prezzemolo noi non lo consideriamo un alimento, ma una parte da cui noi possiamo ottenere un sacco di fibre, è un semplice ramoscello, un cespo di prezzemolo. Come vi ho detto, i legumi. No, ovviamente i legumi perdono parte delle fibre se vengono cotti, ma comunque sono già sempre i legumi sono già sempre ricchi di fibre, per
cui possiamo ottenere, vedete che ad esempio i legumi, io vi ho detto di là ce ne sono 8, arriviamo al 30% se lo facciamo disidratato, i legumi freschi, sempre freschi, io sto parlando sempre del fagiolo e delle lenticchie intere con la buccia, arriviamo comunque quasi al 25%. Allora, rispetto poi a una concentrazione generale completa della nostra dose 4%, ci arriviamo tranquillamente. Questa ragazzina fa un po', prende in giro, diciamo, il fratello dicendo che se noi vogliamo una dieta veramente ricca di fibre, in una dieta industriale che invece è moderna della società cittadina, diciamo, voi sicuramente mangiate meglio della popolazione giovane di Torino, ad esempio, dove abito io. A Torino è molto più difficile trovare questi alimenti freschi e ricchi di fibre. Quindi questa ragazzina prende in giro il fratello dicendo che se tu mangi tutte queste cose industriali, il componente che è più ricco di cellulosa è la scatola, ti devi mangiare la scatola di cartone che è fatta di cellulosa e quindi è ricca di fibre. Per riassumere, appunto, vedete qual è la differenza fra i cereali che vi ho detto sono quelli insolubili, ma tutti i legumi che invece ce l'hanno molto più alta, sicuramente la frutta e la verdura, i carciofi e appunto il primo, i porri, le melanzane, tutto quello che è fibroso, tutto quello che noi togliamo. Avete presente del sedano? Lo tagliamo e togliamo la fibra. Teoricamente quella invece andrebbe mangiata, succhiata, macinata come volete, poi in realtà noi non la assorbiamo, ma va a determinare una miglior metabolizzazione a livello del nostro intestino. Queste ve le ho messe così per avere un'idea di quante fibre possiamo mangiare. Ripeto, non è che mangiamo delle tonnellate di fibre perché non siamo delle mucche, ma già solo usare il pane integrale. Le carote, io non riesco a leggere, i legumi, una porzione di verdura ed in particolare quella con la buccia, una porzione di nocciole hanno sicuramente tante fibre. Per aumentare, vedete che qua hanno aumentato le fibre a livello di nuovo di due verdure che hanno una concentrazione più alta di fibre. Questo è quello che vi dicevo prima, tenere conto è importante quante sono le fibre solubili ed insolubili. Di solito quelle insolubili sono quelle blu sono le insolubili, sono quelle che più facilmente e in modo naturale mantengono il benessere dei nostri batteri. E veniamo alla seconda classe li chiamiamo nutraceutici o fitocomposti o fitocomplessi, tutto quello che al di là di quello che è costitutivo, quindi gli zuccheri, i grassi, le proteine, le fibre, io non vi parlo della parte costitutiva, ma di quelle piccole cose, minimissime, in concentrazioni molto minime, di cui invece noi assumiamo dalla frutta e dalla verdura. Tutti i minerali, le vitamine, appunto questi fitocomplessi che sono dei regolatori, degli enzimi. Cosa è importante dal punto di vista della nostra costituzione? Noi purtroppo mangiamo nella nostra dieta e nella dieta italiana moderna, nella dieta mediterranea moderna, è aumentata enormemente la quantità di carboidrati, quindi il pane, la pasta, i biscotti, la torta, la focaccia, la pizza, tutte queste cose qua, in più bianche. Ma se noi analizziamo come noi siamo fatti, come il corpo umano è fatto, vedete che il 60% è acqua, il 18% sono le proteine, quindi le proteine, tutte quelle che vengono dalle proteine animali assomigliano molto a noi. Il 17% sono i grassi, ma quanto ce n'è nel nostro organismo di carboidrato? Veramente poco. Noi non siamo fatti di carboidrati. Quindi tutti questi carboidrati che noi mangiamo vanno a
imporre al fegato di essere completamente trasformati in prodotti che invece devono essere utilizzati dal nostro organismo, i lipidi, le proteine. Per fare questo hanno bisogno di questi elementi che sono solo il 4% e le vitamine addirittura delle tracce, ma sono quelli che permettono, sono i regolatori, sono quelli che attivano le cascate per cui il fegato riesce a trasformare tutti questi carboidrati in eccesso che noi mangiamo negli altri due componenti invece costitutivi del nostro organismo. Purtroppo questi minerali stanno diventando come questi diamanti preziosi perché già erano delle tracce. Allora, vedete che qua ci sono quelli che noi chiamiamo macroelementi, che sono quelli rossi. Questa è una vera tavola degli elementi, quindi è la parte costitutiva del nostro organismo. Quelli rossi sono i costitutivi e quelli ci sono rimasti perché effettivamente se non ci sono i costitutivi non riusciamo cioè non c'è più la frutta e la verdura. Quello che erano gli oligoelementi, che quindi sono tutti quelli blu, che sono quelli, guardate, regolatori, metabolici, enzimatici, ormonali, antiossidanti, vitaminici, trasportatori, di tutto e ancora un po' per il metabolismo, stanno diventando dei fantasmi, perché già ce n'erano pochi. Con l'industrializzazione e le trasformazioni alimentari, in realtà questi sono quelli che sono stati persi. Questa foto l'ho messa non per farvela leggere, non so se riuscite, ma non importa. Io volevo farvi vedere solo a colpo d'occhio quante funzioni, vedete che ne ho descritte 22, ma ce ne sono almeno 23 o 24. Funzioni essenziali appunto di regolazione che sono solo dovuti a questi elettroliti. Per cui la perdita di questi 28 ioni, una volta pensavamo che appunto quelli rossi fossero quelli importanti, che in realtà sono 7, 8, 10. In realtà questi 28, che qua ve li faccio di nuovo vedere, e non è che ognuno abbia una funzione, ognuno ha tante funzioni. Ma che una volta pensavamo ci fossero negli alimenti e quindi noi dividevamo, classificavamo anche gli alimenti come gli alimenti ricchi di calcio, di ferro, di potassio, c'erano queste enormi tabelle nutrizionali in cui le persone, appunto, dietiste, anche dei sanitari, consigliavano appunto alle persone di mangiare questi vegetali. Per assumere questi elettroliti, purtroppo non ci sono più, perché con la trasformazione questo è l'esempio classico del sale. Allora, se noi prendiamo l'alimento non confezionato, non lavorato, ma che dovrebbe essere quello naturale, quindi una pannocchia di mais, una pesca, noi ci aspettiamo che questa sia la distribuzione del potassio e del sodio. Il potassio è quello violetto, vedete violetto? Sì, violetto, e quello giallo è il sodio. Allora, noi abbiamo sempre detto, nutrizionisti, il mais è ricchissimo di potassio, il viola è potassio, quindi io mangio questo alimento per assorbire il potassio. In realtà, una volta che questo viene trasformato in un prodotto confezionato, il potassio viene perso e viene addizionato un'enorme quantità di sale, che in chimica è sodio, che ha una capacità assolutamente diversa, una capacità metabolica assolutamente diversa rispetto a quella del potassio. Per cui dobbiamo fare molta attenzione, in realtà quello che noi ci aspettiamo di trovare nella frutta e nella verdura, quello che in realtà non riusciamo a trovare più, queste sono le vitamine che hanno la stessa identico, seguono purtroppo lo stesso identico principio, per cui adesso invece di consigliarci di mangiare questi alimenti ci danno gli integratori di tutte queste vitamine. Purtroppo non ha molto senso prendere le vitamine sintetiche, vi abbiamo già spiegato che comunque la produzione in laboratorio di queste molecole oltretutto è alterata,
perché non sono le molecole naturali, il laboratorio sintetico produce delle molecole simili a quelle naturali, ma in realtà non sono quelle naturali. Il nostro organismo riesce a riconoscere queste molecole e risponde in un modo alterato. I fitocomplessi sono invece tutto il resto, gli enzimi, gli ormoni, i pigmenti, le essenze, che sono ancora più in basse concentrazioni, o almeno che erano in basse concentrazioni e che attualmente tutte queste molecole che noi chiamavamo antiossidanti, che regolano appunto la fame, come vi ho detto, come le fibre, che chiamavamo antibiotici, con la coltivazione industriale, con queste grandi estensioni di monocultura, trattate con i fertilizzanti e tutti questi prodotti chimici, sono andati a essere persi. Vedete che queste sono due rappresentazioni del terreno. Nel 1900 il terreno era molto ricco di tutti questi elettroliti. Attualmente la frutta e la verdura appare uguale, sembra uguale, ma in realtà i nostri terreni, e tenete conto questo del 97, quindi sono 20 anni fa, i nostri terreni hanno perso, si sono completamente impoveriti di questi elementi. Già nel 2004, quindi 10 anni fa, i giornali cominciavano a dire, a pubblicare, ad informare le persone che questo avrebbe potuto essere un problema. E attualmente noi sappiamo che la perdita, vedete le righe blu sono gli ioni, il fosforo, il selenio, il magnesio, dal 1990 al 2000, quindi questo qua è una ricerca molto più recente. La perdita di questi ioni ha permesso, non è che abbia determinato veramente, ma ha permesso l'incremento, lo sviluppo e la cronicizzazione di tutte queste malattie. E quindi noi vediamo che nei terreni di tutto il mondo, perché poi ormai abbiamo veramente alterato tutti i terreni, dall'Africa all'Asia all'Europa, con valori diversi ma comunque molto alti, salvo l'Australia. L'Australia non ci siamo ancora arrivati tanto, ma vedete qual è stata la perdita di questi elettroliti. Quando poi noi invece mangiamo, come vi ho detto, il 60% dei carboidrati, che sono proprio quelli che necessitano di tutti questi elettroliti, di queste vitamine, per essere trasformati nelle proteine e nei lipidi di cui noi abbiamo bisogno. Alla fine, che cosa è rimasto nella frutta e nella verdura? Lo zucchero. Vi ho fatto vedere prima che se noi abbiamo pochissime fibre, abbiamo perso tutti i regolatori, ci rimane solo più lo zucchero. Allora, noi diciamo mangiamo una mela e salutare, una mela al giorno toglie il medico di torno. Sì, certo, ti viene il tumore, muori, vai al cimitero e il medico non te ne fai niente. Ma purtroppo anche, ad esempio, nei pomodori che sono così industriali, che ci sono 12 mesi l'anno, così diffusi, sono diventati vuoti, in realtà non c'è più quello che noi ci aspetteremmo di mangiare, tipo ad esempio il licopene, è stata molto pubblicizzata questa molecola del pomodoro rosso fresco che si chiama licopene, che è un antiossidante. In realtà non c'è più niente, c'è solo acqua e zucchero. Cosa va ad alterare la quantità di elettroliti? Una delle cause principali è anche la diffusione delle sementi OGM. Sapete che cosa vuol dire? Geneticamente modificate. Noi abbiamo preso degli alimenti che avevano dei problemi, dovevano difendersi nei confronti di alcune muffe, parassiti, tossici e quant'altro. Allora, loro per resistere, in realtà le piante non è che producono tutti questi, non assorbono e non producono i minerali, le vitamine, i fitocomplessi per divertimento, cioè che cosa se ne fanno delle vitamine le piante? Producono questi
appunto fitocomplessi, perché poi non li conosciamo neanche ancora tutti al giorno d'oggi, producono questi fitocomplessi per difendersi dai batteri, dai virus, dalle loro tipo di infezioni e quindi producono delle molecole terapeutiche per se stesse, preventive e terapeutiche per se stesse, che poi noi riutilizziamo. Ma con l'OGM noi invece abbiamo geneticamente determinato una resistenza, quindi questa mela, questo è un esempio della mela, l'hanno mescolata con dei geni di una cipolla, l'hanno fatta diventare resistente, diciamo, alla muffa, adesso non so quale sia la malattia della mela, resistente. Se lei è resistente perché è geneticamente modificata, produce i fitocomplessi? Non ne ha più bisogno. Se lei è già diventata geneticamente resistente, perché deve prendersi la briga di assorbire gli elettroliti, le vitamine, i fitocomplessi, fare tutta questa fatica di produrre queste molecole che sono veramente, si chiamano complesse anche perché sono difficili da produrre, infatti noi tante vitamine non le produciamo, non ne hanno più bisogno. Pertanto, tutta questa diffusione che noi abbiamo avuto dell'OGM determina l'impoverimento della quantità di questi elettroliti e di questi complessi negli alimenti. Assolutamente, oltretutto, la monocultura e visto che l'industrializzazione con degli altri metodi arriva al ripopolamento di questi terreni con dei fermenti chimici, delle composizioni chimiche, noi non facciamo neanche più la rotazione. Quindi abbiamo fatto diventare con gli OGM e gli OGM industriali delle enormi estese culture tutte uguali di un'unica pianta. Allora, come c'era scritto qua, se io ho un'unica pianta che per quale motivo? Perché il virus ha cambiato il suo genoma a seconda della sua resistenza. Riesce ad intaccare la pianta, tutta la cultura muore, mentre prima c'erano delle piante che resistevano, delle piante che morivano. Invece adesso muore tutto completamente. Quindi la monocultura ha reso più sensibili rispetto ad altre malattie queste piante, ma rispetto alle malattie precedenti che noi conoscevamo, non producono più niente. Mio papà, che faceva l'orto, anche solo in un orto, cambiava la sede degli alimenti, proprio perché invece diverse piante di diverse famiglie, quindi dalle leguminose alle crucifere, le crucifere sono tutti i cavoli, al frumento e ad esempio qua c'è l'esempio delle rape, utilizzano delle porzioni del terreno diverse e altre piante invece cambiando ogni anno, ogni 2 anni a seconda della possibilità, riescono a ristabilire la quantità, ad esempio, di azoto, di potassio che c'è in un terreno utilizzando degli elettroliti diversi. Quindi la rotazione è molto importante per il mantenimento della complessità del terreno. Non per ultimo, in questa foto hanno messo il compostaggio, perché con la rotazione io mantengo la complessità della composizione elettrolitica. Ma con il compostaggio, quando io metto gli animali che vanno a lasciare tutti i loro detriti sul terreno, che cosa offrono al terreno? Che cosa danno in realtà al terreno? Danno di nuovo nutrimento perché sono gli stessi batteri, allora tutte le feci, tutti i detriti degli animali sono gli stessi batteri simili alla nostra flora intestinale. Quindi è lo stesso identico discorso, noi con le fibre andiamo a modulare la nostra flora intestinale, la flora intestinale degli animali va a modulare la composizione del terreno che poi dopo viene assorbita dalle piante e quindi ritorna a essere in un ciclo naturale a dotare questi alimenti di tutti gli elettroliti.
mentre purtroppo, appunto, come ho detto, con gli OGM, la monocultura e la diffusione di tutta questa industrializzazione, abbiamo perso questa capacità. Per terminare, un'altra cosa che purtroppo ormai facciamo spesso e volentieri è l'utilizzo delle radiazioni. Allora, come gli OGM hanno determinato la capacità di queste cellule di crescere più facilmente e non producono più le vitamine, le radiazioni, ed in particolare gli infrarossi, sono delle radiazioni particolari che vanno a far crescere con il loro calore le piante, ma purtroppo le fanno crescere adeguatamente se sono gli infrarossi del sole, che quindi oltretutto mantengono i raggi del sole, non hanno solo gli infrarossi, hanno anche gli infrarossi, ma mantengono tutte queste frequenze. Se io invece vado a fare delle coltivazioni estensive con una luce monocromatica e spesso e volentieri per farle crescere più velocemente non hanno un ritmo circadiano giorno e notte, ma 24 ore al giorno c'è sempre la luce. In realtà le piante crescono più velocemente perché le cellule non hanno bisogno di produrre le vitamine per proteggersi e per crescere. Quindi in realtà nuovamente questi ortaggi sono più poveri. Cosa facciamo per farli crescere ancora più velocemente? Gliene diamo noi, gli addizioniamo le vitamine sintetiche di cui vi ho detto prima, essere delle molecole di laboratorio diverse da quelle naturali. Per finire, i terreni. Non solo abbiamo rovinato tutti i terreni, visto che poi quelli là sono diventati poveri, industrialmente sfruttati e quindi non producono più adeguatamente, abbiamo fatto i terreni sintetici. Quindi, specialmente nuovamente nelle industrie alimentari rivolte all'alimentazione delle grandi popolazioni della città, questi sono esempi di lenticchie. Questi sono esempi di altri funghi, questi sono i funghi sono quelli che vengono più facilmente su dei terreni non convenzionali. Vedete che questo è polistirolo, questi sono blocchi di polistirolo che sono stati addizionati di elementi chimici specifici per far crescere i funghi. Questa è una specie di gelatina, scusate, questo è un liquido artificiale abbastanza liquido, questa è una gelatina, questa è lana di roccia. Addirittura è un supporto minerale assolutamente sintetico, dove ovviamente lì non vengono le erbacce, non c'è nessuna infestazione di nessun insetto, non c'è quant'altro. Mettono degli elementi chimici per farlo crescere e in questo buchino fanno il cespo d'insalata piuttosto che il pomodoro. Ma che non avrà niente perché assolutamente asettico questo sistema, lui cresce, ma all'interno, alla fine, di quello che c'era di buono nei veri alimenti, non c'è più assolutamente niente. Che cosa rimane? Di nuovo l'80% assolutamente di zucchero. Quindi, una cosa che assolutamente dobbiamo ricordare, per cui tornare ai prodotti biologici, perché i prodotti biologici interi sicuramente saranno molto più brutti, sicuramente non sono così belli, lucidi, tutti belli, perfetti. Tenete conto che quando i batteri e le muffe o i parassiti colpiscono la frutta e la verdura, loro sono più furbi di noi. Se questa pesca è stata tutta morsicata da questi, anche dagli uccellini o dai vermetti che poi ci guardiamo dentro, è perché è più buona, perché loro dal profumo, dall'analisi del proprio naturale di quello che possono fare a livello delle loro capacità, loro scelgono sempre il frutto migliore. Non scelgono il frutto intossicato, infatti i diserbanti sono proprio contro questa cosa qua. Quindi i prodotti biologici, tutti diversi, tutti un po' alterati, non tutti uguali, sono sicuramente i più ricchi di tutti questi elettroliti. Terza argomento, diciamo, per cui ci dobbiamo assolutamente ricordare di mangiare dosi adeguate di
frutta e verdura e l'equilibrio dell'acidosi. Noi siamo un organismo che non è in grado di vivere in acidosi. Cioè, se nel nostro organismo si accumulano troppi acidi, per chi conosce cosa vuol dire il pH, il grado con cui noi valutiamo l'acidosi, se il pH è troppo basso, in realtà noi moriamo. Le nostre cellule non sono in grado di sopravvivere. Dobbiamo stare leggermente verso l'alcalosi. Anche l'alcalinizzazione, gli alcalini sono saponi, sono sali alcalini. Noi ovviamente non possiamo stare in alcalosi, dobbiamo avere, vedete, questo è un intervallo che poi è anche abbastanza ampio, ma dobbiamo assolutamente rimanere in equilibrio su questo intervallo, altrimenti sia in acidosi che in alcalosi moriamo. Che cosa usiamo? Solo la frutta e la verdura. Solo tutti i sali, gli elettroliti e i composti della frutta e la verdura sono in grado di regolare, di modulare la quantità di acidi e di bilanciare la quantità di acidi che invece noi produciamo nel nostro organismo mangiando i cibi che sono cosiddetti acidi. Come vedete, da questa parte ci sono la maggior parte delle proteine, la maggior parte dei cereali e appunto il latte e tutte le i composti che noi purtroppo di nuovo nuovamente nella nostra alimentazione sono assunti in eccesso. Questo non vuol dire che non li dobbiamo mangiare, per forza li dobbiamo mangiare, ma non così in eccesso, è sempre bilanciato invece da quelli che chiamiamo cibi alcalini. Ricordatevi che in realtà è la frutta e la verdura, non tanto la quantità di acido che c'è. Vedete che c'è l'arancia. Da qualche parte c'è anche il limone, eccolo qua. Quindi anche gli agrumi, che teoricamente noi diciamo sono acidi, certo, se io vado ad usare il pH del limone è uguale a quello del succo gastrico, cioè acido, ma il metabolismo degli agrumi a livello del nostro organismo viene trasformato in un prodotto alcalino. Quindi in realtà tutta la frutta e la verdura appunto ha ulteriormente questo effetto di bilancio dell'acidosi. Ultimo argomento, 5 minuti, i colori. Noi parliamo sempre della stagionalità e sappiamo benissimo che la frutta e la verdura ha diversi colori. Non solo perché ci piace, non perché sono simpatici ed è più bello quello bianco, quello rosso o perché d'estate ci sono più colori. Ogni gruppo di colori, quindi gruppi di alimenti che sono rossi, gialli, bianchi, verdi, in realtà il significato del colore è che hanno un gruppo di questi fitocomposti diverso che dipende dalla stagione in cui la frutta e verdura matura. Quindi ha bisogno di una certa quantità di luce, di tipo di luce, di frequenze di raggi per riuscire a produrre quel determinato composto, che poi riflette quella stessa luce, per cui questo sarà verde, questo sarà blu, questo sarà bianco. Tutti questi sono assolutamente terapeutici perché ogni gruppo, qua ci sono anche le malattie, ogni gruppo a seconda proprio del colore, ma perché il colore vi ho detto che significano dei composti, hanno una maggior capacità preventiva e terapeutica su determinati meccanismi fisiopatologici che poi se diventano squilibrati si trasformano in malattie. Quindi queste bellissime tabelle che vediamo dappertutto, inverno, estate o appunto le stagioni o questo è proprio il calendario con cui vengono raccolti gli alimenti, ha un senso, non solo perché sono divertenti, va benissimo, ma ha assolutamente un significato biologico nutrizionale. Per ultimo vi racconto due cose sui fiori, questa è una cosa che anche noi abbiamo assolutamente perso, usare i fiori, perché i fiori sono colorati in tante cucine tradizionali. Nella cucina contadina usavamo anche i fiori. Noi, almeno i miei genitori che abitano ancora in campagna, mia mamma usa i fiori dappertutto, ma la cucina cinese, sapete cos'è il tempura?
Il tempura sono queste verdure, loro le chiamano verdure, in realtà parte di queste verdure sono i fiori di glicine, le ciambelle con i fiori di sambuco, la cacia che può essere fritta nuovamente, può essere messa sia negli alimenti salati, nell'omelette, come si chiama, la frittata, oppure dolci. In Russia, ad esempio, vengono questi fiori, i tulipani più chiusi, con il formaggio sono assolutamente salutari perché, non dico che abbiano la stessa concentrazione di un pomodoro, ma sicuramente il colore rosso di questi petali ha un suo significato. La rosa sta diventando molto di moda, ma anche perché questa ha un significato. La rosa rosa, la rosa rossa, la rosa gialla ha lo stesso significato della frutta rossa, gialla e verde che vi ho fatto vedere prima. Per completare, per chiudere il cerchio, diciamo, tutto quello che io vi ho raccontato, a che cosa serve? Non è che a me serve lo zucchero per diventare intelligente, per pensare, per correre dietro al pullman. Tutto quello che noi mangiamo viene trasformato in energia. Allora, tutto quello che vi ho detto serve per far funzionare tutti questi meccanismi. Adesso no, non ve li spiego, ma ricordatevi che noi siamo delle macchine elettriche, quindi queste sono le nostre pompe, questo è il nostro cuore, questi sono i nervi, il sistema nervoso. Noi abbiamo come una pila una capacità elettrica di un 50 milionesimo, cioè una capacità elettrica molto bassa, non è che se noi tocchiamo così ci diamo una scossa, ma questo è essenziale per la sopravvivenza della nostra vita. Hanno studiato quindi questi campi elettrici a livello degli alimenti, anche se è molto spettacolare, però il concetto è se io mangio un alimento di ottima qualità, con tutti gli elettroliti, con tutti i componenti, ed in particolare qua parlano proprio del crudo, quindi un'altra volta parleremo poi delle cotture, come le cotture alterano anche queste cose, ma vedete che il campo elettrico, tutte queste che sembrano delle fiammelle, ripeto, è una cosa molto spettacolare, ma il concetto è se io mangio un alimento più ricco e di alta qualità, ha più energia e quindi mi offre più energia di un alimento cotto, povero, industriale, confezionato, che ha perso tutto quello di cui abbiamo parlato prima. La frutta e la verdura, la stessa identica cosa, vedete anche il mais, in realtà ha tutto lo stesso significato e quindi più sono di alta qualità e più energia migliore, diciamo, per il nostro organismo arriva dall'alimentazione. Sicuramente le cotture fa perdere tutta una serie di questi elettroliti, di queste vitamine. Approfondiremo questo discorso con la qualità, quindi quali sono le cotture che vanno meglio. Tutti sappiamo che a vapore, ovviamente, qualunque alimento mantiene maggiormente la sua qualità. Grazie e passo la parola al mio collega.